Ludovico Antonio Muratori, fondatore della moderna storiografia, grazie alle sue opere, in particolar modo le Antiquitates Italicae Medievi, Rerum Italicarum Scriptores e gli Annali d'Italia. Sono senz'altro questi libri fra i più famosi, perché da qui è nata la storiografia moderna italiana. Infatti egli raccoglieva i dati, quindi le fonti, con obiettività, senza pregiudizi, e quindi ha segnato un po' quello che è il metodo storiografico moderno. Tuttavia, Ludovico Antonio Muratori si è interessato anche di letteratura, dando dei giudizi molto interessanti per noi sull'epoca che lui stava vivendo nel campo della storia della letteratura. Voi prima stavate parlando della critica, cioè dicevate che in Inghilterra, ecco sì, incominciava a esserci, ah sì, la satira, sì. No, questo invece non è un testo di satira, questo è un saggio critico, si intitola I primi disegni della Repubblica Letteraria e rappresenta un giudizio razionale sullo stato delle cose, cioè sulla letteratura in Italia nella prima metà del Settecento, quella in cui si trova ad operare Ludovico Antonio Muratori. È quel periodo segnato dalle accademie e soprattutto dall'Accademia dell'Arcadia. Qual è il giudizio di Ludovico Antonio Muratori? Lo capiremo leggendo questo testo. Dice infatti Muratori: non parrà forse buon consiglio il preparar con una satira, però ripeto, la parola satira non è da intendere come l'avete visto nella storia della letteratura inglese, qui si intende un saggio critico. L'attenzione vostra a quanto si deve proporre, ma pur bisogna cominciare con qualche puntura a svegliar chi dorme. Perdonerete al desiderio di chi cerca il meglio e l'ottimo se mi metterò a dir male di ciò che solamente è buono. In Italia non c'è oramai città che non abbia un'accademia, anzi due, anzi tre, e talvolta ancor più, secondo il numero grande o scarso degli studiosi. Vi ricordate che abbiamo parlato delle accademie, abbiamo parlato del passaggio della cultura come luogo privilegiato dalla corte all'accademia? Questo processo è continuato lungo tutto il Seicento fino appunto alla prima metà del Settecento, di cui sta parlando Ludovico Antonio Muratori, fino al punto in cui davvero è diventato anche qualcosa di paralizzante, un elemento che non è servito più di tanto a svecchiare la cultura italiana, anzi l'ha ancora di più provincializzata, l'ha ancora di più resa statica. Questo è il giudizio di Muratori. Egli quindi ha ben presente gli aspetti negativi dell'Arcadia. È assai glorioso cotesto nome d'Accademia, e con esso intendiamo un'adunanza di letterati che in certi giorni dell'anno, con uno o due ragionamenti sopra qualche materia e con vari sonetti ed altri versi recitati, esercitano il loro sapere e la loro vena, quindi vuol dire la loro capacità di fare versi, poesie. Ma se fatte accademie sapreste voi dirmi a qual fine siano istituite, qual profitto alle città, qual miglioramento alle lettere apportino? La domanda di Muratori è una domanda che sostanzialmente si porranno anche gli illuministi nella seconda metà del Settecento in Italia, se la stavano già ponendo in Francia, perché in Francia l'illuminismo già è presente, attivo nella prima metà del Settecento. Ma l'Italia in questo periodo ancora non è al passo con le maggiori nazioni europee. Il fine può essere stato nobile, quello di istituire tutte queste accademie, ma ora, in buona coscienza, non può dirsi che il frutto corrisponda all'intenzione. Argomenti per lo più assai leggeri, perché quasi sempre destinati a trattare dei grandi affari d'amore. È un po' la dimostrazione che abbiamo avuta anche con la lettura di quella poesia del Rolli. Versi e poi versi, quindi poesie, sì, scrivono tante poesie, ascoltano, leggono tante poesie, ma questo che utilità ha? E questo lo vedremo con Parini, ne rifletteremo su questa cosa, scusate, perché Parini invece cercherà di fare una poesia civile, quindi che abbia una utilità, un aggancio con la realtà sociale del suo tempo. E in una parola, solamente certe bagatelle, certe stupidaggini canore sono il massiccio delle nostre accademie. Insomma, solamente queste
poesie inutili rappresentano la gran parte del lavoro, la gran parte di ciò che viene detto e letto nelle nostre accademie. E questo è un po' il giudizio negativo sulla la pars destruens, chiamiamola così, di questo testo. Andiamo adesso invece alla pars construens e la troviamo alla riga 26. Ragion dunque vorrebbe che coteste adunanze fossero più utili e sode. Attenzione, tutta la critica che lui ha fatto alle accademie non deve servire per distruggere questo, cioè perché non ci siano più le accademie, ma solo perché diventino davvero un elemento positivo, trainante, un elemento innovativo, affinché quindi siano più utili e sode, nel senso quindi che siano consistenti, cioè impegnate civilmente, e richiederebbe la reputazione degli accademici e il bisogno delle lettere che qui vi si trattassero materie più luminose e vi si facesse traffico ancora delle scienze e dell'arte erudite, quindi non solo la letteratura, perché in queste accademie si interessavano solamente gli scrittori e i letterati delle accademie si interessavano solo di letteratura. È necessario, dice invece Ludovico Antonio Muratori, aprire lo sguardo e quindi interessarsi anche di altre materie, le discipline coltivate da lui stesso, quali il diritto, la storia e l'economia e, perché no, anche le scienze. Noi vorremmo pertanto le accademie non già sbandite, ma migliorate. La nostra intenzione non sarebbe quella di eliminare, bandire e quindi distruggere le accademie, ma migliorarle. Noi le brameremmo non solamente dilettevoli alle orecchie, ma utili ancora agli ingegni, sì di chi parla come di chi ascolta. Ancora, quindi, come ultima conseguenza, dice Ludovico Antonio Muratori, ma questo, siamo alla riga 41, ma questo lodevole studio di pochi dovrebbe ormai abbracciarsi da tutti e svegliarsi una nobilissima gara tra le accademie italiane, il cui fine fosse l'accrescimento delle scienze e dell'arti e la gloria della nazione. Il metodo attraverso il quale migliorare il lavoro nelle accademie, quindi renderle più utili, sarebbe quello di una sana concorrenza fra di loro, affinché, insomma, le accademie gareggiassero per l'accrescimento delle scienze e delle arti e la gloria della nazione. Infine, come ultima parte di questo saggio critico, ritorna, tra virgolette, a criticare, in un modo quasi ciclico, come aveva fatto all'inizio del brano, e infatti dice: non è già meraviglia che le scienze, siamo a riga 54, le scienze a guisa degli imperi vadano girando e si trapiantino per varie province con varia fortuna. Questa trasmigrazione delle lettere è nota per mille esempi. Forse un giorno avverrà che l'Europa tutta ritorni al buio dell'ignoranza, che nel tempo stesso, o la sola Cina, o altre parti dell'Asia, o l'America stessa, fioriscano per la cultura delle arti e delle scienze. Ciò che può sembrare alquanto strano sia sapere che non guerre civili, non invasioni di barbari, non mancanza di scuole o di ingegni, non tirannia di regnanti, non altre pesti furono cagione che nel secolo precedente giacesse l'Italia alquanto dimenticata del suo valore degli studi. L'ozio solo per avventura fu quel mostro che poco a poco avvelenò le menti. Ecco, quindi la radice della negatività sta nell'ozio. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.